Eccoci ragazzi con questo nuovo video sulle Lore Surprise Glam Glitter. Sì, è vero, ovviamente le abbiamo finite, ma nella chat del gruppo di Instagram io ho chiesto se appunto ad alcuni lì, perlomeno per quelli che sono nel gruppo, se volevate vedere nuove aperture glitter nonostante non abbiamo finito la collezione. E la risposta è stata positiva, per cui procederemo comunque con varie aperture differenti, nonostante magari le collezioni sono finite, e comunque per portarvi gli unboxing a voi, perché so che vi piacciono e quindi... Ovviamente poi tutto andrà venduto, non è che me le Chiaro, tengo. chiaro, chiaro. Andiamo a vedere chi si Allora. cela dietro... Non è ancora scoperto. No, questa lasciamela. Oh, Questo qui è l'indizio. madonna. Golden Child. Questo Cioè, è ragazzi, l'indizio, cioè. veramente quante volte l'abbiamo trovato? Veramente una cosa incredibile. Questo indizio è l'indizio più trovato da tutti. Da noi soprattutto. Sì, però è l'indizio che si trova maggiormente nei box e quindi con maggiore probabilità di trovata. Vengono create molte più LOL. Mi sentite un po' così, ragazzi, è perché sono un po' stanca. Dico perché sono le 8 di sera. Ragazzi, sono sveglia da stamattina alle 8. Non mi sono mai Is fermata. chickens via pallina. Non mi sono mai fermata. E quindi sono morta. Ovviamente io pallina la chiamo chicken perché per me è una salsiccia di pollo. Voglio poi anche buttarla, tanto non è che. Sì, questa va con un differenziato. Allora, speriamo non sia DJ. Vabbè, la checklist la conoscete. Sì, insomma, se è DJ la portiamo in discoteca veramente Ma gli stavolta. stickers li ho buttati per sbaglio. Vabbè, ragazzi, sono sempre quelli. Io speriamo non sia DJ. È proprio DJ per me. No, veramente oggi, ragazzi, c'è. La sfiga proprio. La nostra riedizione delle Glam Glitter inizia veramente col botto. Sì. Madonna, non riesco neanche a aprire il sacchetto. Pensa. No, Veramente. mi serve la forbice, non riesco ad aprire. La mia amica forbice. E niente, speriamo di riuscire a venderla facilmente, perché non è molto amata sta LOL. Non so se qualcuno di voi vorrebbe DJ, DJ DJ lo può richiedere qui sotto nei commenti, sempre se ovviamente, e tengo a ripetere sempre questa cosa, se non è stata venduta, visto che comunque come LOL non la richiedono in tanti. qua cos'era il pulsino, che no, questa qui è la. No, collana, fatemi toccare perché si deve essere tutto. Sì, si è toccata. Bello! Ragazzi, certo che ora vicino a sentire Alessandro che dice cacca, cioè veramente. Sì, hai ragione, questa LOL è una cacca, effettivamente, non è il massimo. Cacca, sì, no, Alessandro, cacca! Te l'ho detto ieri, cacca giocava nel 2007, ai tempi dei Milan in cui vinceva la Champions. Ora, sono passati 11 anni, mi dispiace per te. Apriamo lei. E Eccola lì. poi alla fin fine i capelli non sono neanche brutti, ma è proprio lei che non è proprio questo, cioè nel senso è un mio modesto parere, anche perché ho letto sotto nei commenti quando mi sembra la trovammo la prima volta, no, cosa dici? Alcuni di voi che scrivono che io sono str oppure scema oppure altre cose.
perché a me BJ mi fa schifo, cioè a me fa schifo ragazzi, cioè, ognuno ha il suo parere, a me non piace, cioè ce ne sono di migliori, però sicuramente, cioè dicono che io sono brutta, invece BJ no, cioè voglio capire una cosa, ma come fate a vedermi nel in faccia se sto aprendo così, cioè con le mani, non ho, sta cosa non l'ho mai capita. A prescindere da poi il paragone non lo puoi fare se non conosci una persona. Sì, ma cioè, ognuno ha la propria LOL preferita. Ma anche se sia... Poi ragazzi, cioè... Anche se a livello estetico, però... Cioè, veramente, a parte il fatto che se commentate... Sì, beh, diciamo con parolacce... Sì, sì, ma poi ci sarà un video... Vediamo cosa fa. Sugli haters. Fa pipì. Che comunque uscirà. Haters, e poi insomma, vabbè, quelli che hanno scritto dei commenti non normali, tra virgolette. Poco piacevoli. Vabbè, poi li vedrete, comunque non vi anticipiamo nulla. Ovviamente li stiamo accumulando, esatto. I vari commenti. E poi arriveremo al punto da produrre questo video e poi vedremo anche i vostri commenti. Cos'è? È volata la collana! Dove? Non lo so, mi è volata. Oh mamma, adesso me la recupero. Eccola lì, eccola qua, qua è nera? Sì. Ma niente, ti devo staccare la testa, tesoro, perché fa anche pipì, ma si l'ho detto. Scusate, ma stasera sono... Sì, è bollita. Ragazzi, intanto per dire, magari questo video andrà online fra un mese rispetto alla data di esecuzione, cioè questo video è girato la stessa sera in cui ovviamente ho parlato in chat con tutti gli iscritti chiedendo se volevano l'apertura di queste pale che non abbiamo già finito, e la stessa sera in cui ci sarà la live su The Sims 4 in continuo. Esatto. Precisamente 21 agosto 2018, quindi ragazzi magari questo video andrà là in 21 ottobre, 21 settembre, scusate. Va bene ragazzi, dai, questo è quanto, noi ci vediamo al prossimo video e niente, scusatemi se sono un po' giù di morale, ma proprio sono stanchissima. Succede, qua fa ancora caldo, magari tra un mese quando uscirà il video non sarà così. Alla prossima! Ciao ciao!